Non si fa in tempo neanche a morire o a seppellire il proprio caro che abusivi, donne in gravidanza o mamme con bambini anche di pochi mesi, fanno irruzione negli alloggi di edilizia residenziale pubblica del capoluogo sannita, rompendo serrature e alle volte entrando pur senza troppi sforzi. Un fenomeno vergognoso che va stroncato con la sinergia delle istituzioni. Ne è convinta l'assessore alle politiche economiche e al patrimonio Maria Carmela Serluca. Il fenomeno delle occupazioni abusive degli alloggi sta crescendo in tutte le città e anche a Benevento, e questo è molto preoccupante. Per dare una risposta concreta a questo fenomeno è necessario che vi sia una sinergia tra tutte le istituzioni preposte, non soltanto le forze di polizia locale che già svolgono un eccellente lavoro, ma anche le forze dell'ordine. Inoltre risulta fondamentale il ruolo dei servizi sociali. Infatti, chi occupa un alloggio abusivamente ha, nella maggior parte dei casi, se non in tutti, almeno un minore, che vanno prioritariamente tutelati. E spesso si tratta anche di famiglie che sono già seguite dai servizi sociali. In presenza di un'occupazione abusiva, il comune deve mettere un'ordinanza di rilascio che poi andrà eseguita, sia che si tratti di alloggi di proprietà comunale, gli alloggi ERP, sia che si tratti di alloggi ex IACP. In questa emergenza abitativa daranno un sostegno a questa situazione i 52 alloggi di Capodimonte che dovrebbero essere pronti a breve e che saranno assegnati sulla base di una nuova graduatoria che è in corso di definizione e che andrà a sostituire la graduatoria precedente che avevamo al comune. Usando le parole di Mastella, definisce questo che definì questa situazione, questo fenomeno, un infarto sociale che presenta punti di esasperazione e si connota aspro e complicato. È evidente che è il momento di grande difficoltà per molti cittadini, acuito notevolmente da questa pandemia, ma l'obiettivo delle istituzioni deve essere il ripristino della legalità e la tutela degli aventi diritto, cioè delle famiglie che sono in graduatoria e che quindi hanno diritto ad avere legittimamente un alloggio.